possano integrare i migranti nel tessuto sociale salernitano. Noi con il nostro servizio, con il nostro ufficio dei servizi sociali svolgiamo una funzione molto importante. Dalla cultura all'integrazione, dalla politica ai rapporti con il presidente della regione Vincenzo Di Luca, ha spaziato in più ambiti l'intervista che gli studenti del liceo scientifico Severi di Salerno hanno realizzato con il sindaco Vincenzo Napoli nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro con la nostra emittente TV Oggi. L'intervista farà parte di un vero e proprio TG che verrà pubblicato sulla pagina Facebook del liceo e vedrà gli studenti, guidati dalla docente Roberta Reggiani e dai giornalisti di TV Oggi, apprendere non solo le tecniche di comunicazione giornalistiche, ma anche quelle più operative legate alla titolazione, alle riprese e al montaggio video. Gli studenti ieri sono stati in visita anche grazie alla disponibilità del presidente del gruppo archeologico salernitano, Felice Pastore, al complesso di San Pietro a Corte, che offrirà loro lo spunto per raccontare la storia di Salerno senza tralasciare spunti giornalistici come quello emerso proprio dal tour nel sito longobardo. A conclusione di questa visita al complesso archeologico di San Pietro a Corte, facciamo nostro l'invito del gruppo archeologico salernitano a rimuovere le macchine qui parcheggiate per valorizzare al meglio il complesso, in quanto vi è anche un cartello che invita alla rimozione forzata.